Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Su Voci.fm, Claudio Lauretta, ma come stai? Bene, benissimo, nonostante il periodo, non gridiamolo forte, benissimo, sia io che la mia famiglia, bene. Tutti bene, grazie. Non sì. Ci lamentiamo, non no, ci lamentiamo. Assolutamente no, assolutamente. Okay. Perché in questi periodi bisogna dire l'importante è che ci sia la salute, esatto. È la cosa fondamentale. Soprattutto in questo periodo, vabbè, un po' di ironia ci vuole, dai. Certo. Allora, tutti i giorni a Radio DJ, con DJ Angelo e Roberto Ferrari, in... Ciao belli! Ciao belli, esattamente, una trasmissione che va, insomma, va avanti da circa 17-18 anni, se non vado errato. E tu ci sei dal 2009, ultimi, mi sembra, vero? 2009, sì. Esatto, 10 di questi ultimi, insomma, sono arrivato io a portare un mio contributo vocale alla trasmissione. Senti, tu fai tante voci, tra le tante, Platinette, Celentano, Sgarbi, Pozzetto, Bisio, Matteo Renzi, Berlusconi, sì. Non è che puoi salutare intanto Voci.fm con qualcuno di loro, li puoi chiamare? Beh, insomma, la prima che hai citato è vera, la Plati, tesoro. Allora, io sono l'unico in Italia che imita la Platinette e Mauro Corusi mi ha fatto i complimenti, è vero? Quindi saluto Voce.fm, eccomi qua. E poi lo fai benissimo, devo grazie. Dire. Grazie. Senti, poi ti vediamo ovviamente anche in Voice Anatomy, proprio in questi giorni, con Pino Insegno, il martedì su Rai 2. E a Pino Insegno avete fatto uno scherzo, ma io non lo so veramente, avete fatto uno scherzo praticamente il giorno prima dell'inizio della trasmissione, no? Dove esattamente, perché Rossi, Pino chiaramente mi dice: Claudio, facci un po' di spot su Ciao Belli per la trasmissione di martedì sera. E chiaramente la banda di Ciao Belli non può fare solamente la classica, come si dice in gergo, marchetta. Bisogna fare qualcosa di divertente, quindi DJ Angelo si è inventato questa cosa. In realtà prima io ho chiamato con la voce di Vittorio Sgarbi, chiaramente, e sapendo che lui mi avrebbe sgamato, perché ho fatto sì, ciao Pino, sono Vittorio, volevo sapere, raccontaci qualcosa della trasmissione di questa sera, e lui aveva capito che ero io, chiaramente, allora era stato al gioco. Poi alla fine gli ho detto: beh, insomma, Pino, ok, sono Claudio, sì, l'avevo capito, ok, guarda che ti chiamerò, quelli del web della radio, ti faranno una mini intervista, e lì bam, è arrivato lo scherzo. Quindi l'inganno nell'inganno, praticamente. L'inganno nell'inganno, perché le cose devono essere fatte bene e sempre seriamente. Certo, e sei un po' arrabbiato perché tu hai fatto Vasco, io l'ho sentito, hai fatto Vasco e che diceva appunto: vabbè, ma chi è, insomma, sto Pino Insegno, non lo conosco, esatto. Lui c'è cascato. In caso, chi cacchio lo conosce questo qui, fatemi perdere tempo. Esatto, e poi stava lì ad aspettare Vasco, no? Esattamente, che si era un po'. Vabbè, lo diciamo che la tua passione sono gli scherzi, te ne approfitti perché sei bravo, no? Beh, a fare sì, le voci, ancora stamattina ho fatto uno scherzo con la voce di Cannavacciuolo, ho chiamato a casa una signora e gli ho fatto fare da giudice a una ricetta che ha fatto un ragazzino a Antonino Accademo, non dico neanche Academy, Accademo, eppure ci cascano lo stesso. Perché sei troppo bravo. E scusami, questa signora come faceva a fare da giudice? Stava da un'altra parte, ovviamente. Che cosa ti ha detto? Logicamente era a casa, che si faceva i fatti suoi al telefono, e chiaramente abbiamo una persona che chiama facendo finta di essere un redattore della trasmissione di Cannavacciuolo e dice: stiamo registrando il programma, lei vorrebbe dire fare un giudizio su un ragazzino che sta cucinando? Ma come no, certo, cioè, sai che per tutto pur di farsi sentire o vedere, esattamente, esatto. E quindi lo scherzo è riuscito, però vabbè, anche un po' lo spirito che muove ovviamente il mondo dello spettacolo, certo. Se non ci fosse questa voglia, assolutamente, no? Non ci sarebbe nessuno, neanche tu. Senti, a proposito di scherzi, l'anno scorso tu hai fatto un Matteo Renzi a Striscia la Notizia che però non era solo con la voce, hai usato il deepfake. Esattamente, sì, Antonio Ricci di Striscia la Notizia, con la complicità anche di Francesco Angeli, che è diciamo l'ideatore di questa intelligenza artificiale che serve per creare questo famoso deepfake, mi ha chiamato perché dovevamo fare un finto fuori onda di Matteo Renzi. E beh, insomma, sarà complice le mie espressioni del viso, è un po' la voce, le persone ci sono cascate tutto, ma la cosa più grave, carissima Patrizia, è che non ci sono cascate solo le persone, ci sono cascati pure i giornalisti, che il giorno dopo sui giornali hanno scritto: ma guardate che cosa dice Matteo Renzi a Striscia la Notizia.
È un difetto, una cosa molto pericolosa. Devo essere sincero, Antonio Ricci l'ha voluto portare a Striscia la Notizia proprio per ribadire il fatto che questa intelligenza artificiale, che spesso e volentieri viene usata anche a sproposito, perché pare che negli Stati Uniti moltissime attrici americane o cantanti vengono, diciamo, clonate anche in filmetti hard, poco piacevoli per loro. Immagino, attenzione. Sai, la tecnologia, no, va avanti, ci sono cose piacevoli e poi ci sono anche cose, però dipende sempre, come dicono tutti, non ho scoperto l'acqua calda, dipende da chi le usa e da come le usa. Esattamente, giusto? Esattamente. Senti, hai citato Striscia la Notizia, poi ti abbiamo visto a Sanremo, nel Maurizio Costanzo Show, La Sei L'Ultima, Marchette, Colorado, Mai Dire Talk, insomma, chi ne ha, chi più ne ha più ne metta. E è vero che nella serie Sky 1993 tu dirai che ci azzecca, non lo so, hai dato la voce a Craxi, Bossi e pure a Minoli, che era la tua voce. Sì, a Minoli, ma pure a Tonino Di Pietro, perché Tonino Di Pietro, diciamo che in Italia questo ex giudice l'ho inventato io, siccome 1992 si parlava di Tangentopoli, allora ho fatto la voce di Di Pietro e ho fatto anche la voce dell'Umberto Bossi. Pazzesca, sì. Cioè ti hanno chiamato, che poi insomma una serie serissima, diciamo, non ha nulla assolutamente, sì, di comico, assolutamente. Ti hanno chiamato perché così l'attore, diciamo, era più credibile, il tutto era più credibile. Esattamente, c'era solo un piccolo problema: ad esempio l'attore che ha impersonato Bossi parlava troppo velocemente e mentre il mio Bossi che imito è un Bossi chiaramente più pacato, che parla più lentamente, quindi insomma è diventata una cosa molto più veloce. Ce l'abbiamo fatta, in qualche modo siamo riusciti a portarla. Pazzesco. A casa. Sì, sì. E poi vabbè, fai anche cose un po' più semplici, diciamo, hai fatto, ho letto che hai fatto una sorta di telecronaca in Pietro Mennea, giusto? Hai, sì, doppiato Paolo Rosi qualche anno fa. Ricky Tognazzi, che è stato lì, diciamo, lo sceneggiatore e regista poi della Freccia del Sud, dove si raccontavano si raccontava la storia di questo grande podista che era appunto Pietro Mennea, aveva bisogno dell'audio pulito di quello che era all'epoca il telecronista Paolo Rosi, che fece la radio e la telecronaca di queste diciamo prodezze di Pietro Mennea, e allora ha chiamato altri imitatori, ma poi alla fine ha raggiunto me e me lo sono dovuto studiare interamente, perché io Paolo Rosi, devo essere sincero, ero molto piccolo quando c'era Paolo Rosi e quindi ho imparato la voce e ho riprodotto la stessa telecronaca nella fiction. Senti Claudio, una mia curiosità, ma credo che sia un po' quella di tutti, insomma, imitatori si nasce o si diventa? È più talento o è più impegno? Cioè tu ti sei svegliato una mattina, immagino giovanissimo, perché so che tra l'altro tu giovanissimo hai iniziato a fare, no? Sia la radio sia... Sì, io la radio ho iniziato a farla che avevo 14 anni, erano le prime radio locali libere che c'erano. Dove siamo passati un sì, po' tutti. Esatto, anni 84-85, io sono del 70, poi sono diventate un po' più serie quando ci fu la legge Mammì nell'88, che allora per trasmettere dovevi essere maggiorenne, fare anche informazione, e le imitazioni sono nate da quando avevo sì 8-10 anni. Io mi ricordo che mia madre mi portava a vedere i primi film di Pozzetto, La Casa Stregata, oppure Mia Moglie Una Strega, e io praticamente uscivo dal cinema e continuavo a parlare come Pozzetto, praticamente camminavo come lui, facevo la Madonna, mia mamma basta. Ero come rapito, no? Perché si prendevano proprio, arrivavo a casa dopo scuola, facevo e allora il pranzo è servito, e facevo la voce di Corrado così. E il Sottotorto, imitavo Pertini, imitavo tutti, chiaramente con la voce da bambino, poi crescendo è venuta precisa. Esattamente ma quindi è una cosa, poi, a parte vabbè una voglia è una, come dire, una passione innata, no? Però tecnicamente poi c'è dello studio dietro, perché ecco, chiaramente un pochino ti sei impegnato. I personaggi alcuni li scopro io guardando la TV, oppure necessariamente vengono al mio servizio durante i miei live show, i miei spettacoli. Appunto il mio spettacolo si chiama Imitamorfosi, dove imito i miei personaggi. Alcuni invece mi vengono addirittura commissionati da DJ Angelo, Antonio Ricci, ad esempio adesso c'è Non è l'Arena di Massimo Giletti, anche se io potrei
essere la custodia di Massimo Giletti, perché sono il suo esagerato doppio. Però guarda, in un attimino, no? Patrizia, guarda come mi trasformo in Massimo Giletti, eh? Guarda, lo divento anche affascinante, no? Con questo sguardo ammaliatore, eccomi qua. Vabbè, poi sul fascino ci sarebbe da discutere, ma comunque cioè, tu proprio, cioè tu la faccia cambi, è una cosa veramente, cioè, sì, vedi, anche quando faccio sgarbi, ecco, vedi, sono divento proprio se faccio Celentano ad esempio, la faccia è questa qui, ma se io da Celentano inizio a parlare più veloce divento Claudio Bisio. Grande Patrizia, voce FM, baluccato, no, bello grande. Oh, mia. Sembri, sai, quei personaggi dei thriller, no, anche un po', che sì, hanno 27 personalità, doppia personalità, sì, triple personalità, tipo esci da questo corpo, capito, queste cose così. No, troppo carino. E senti, questa professione è cambiata un po', no, nel corso del tempo, però quello che fai tu a me un po' ricorda, anche se non usi magari trucchi o cose, ricorda un po', no, i doppiatori, gli imitatori, scusami, storici, cioè ti cito, certo, Noschese per dirne una, ma anche la stessa Goggi, Gigi Sabbani. Sì. Noschese è stato il padre un po' di tutti gli imitatori, cioè colui che poi ha iniziato proprio anche a truccarsi per fare i personaggi, come ad esempio anche Alfredo Papa. E poi invece c'erano gli imitatori ai quali forse io mi ispiro di più, che sono gli imitatori che fanno le imitazioni senza trucco, perché già solo con l'espressione del volto arrivano ad essere molto bravi. E sto parlando di Franco Rosi, ad esempio, che è scomparso recentemente, piuttosto che Gigi Sabani. Gigi Sabani era più che altro un caricaturista dell'imitazione, vero, cioè faceva, è un po' alla Crozza, no? Accentuano moltissimo i difetti del personaggio. Io invece cerco di essere il più fedele possibile, cioè riuscire a fare la voce più credibile possibile, e addirittura riesco poi anche a fare l'imitazione che invecchia col personaggio. Ad esempio, c'era ad esempio un cavaliere che aveva la voce giovane quando era alla guida della Mediaset, e invece adesso c'è anche la voce molto più matura, e insomma, del cavaliere di adesso, Silvio Berlusconi, eccomi qua. Non ci posso credere, gli vai dietro anche con l'età. Certo. Però ce ne sarà stato uno che volevi fare e non sei riuscito a fare, oppure no? Sì, me lo chiedono spesso, allora, perché siamo invidiosi, capito? Siccome uno devi averlo sbagliato, è sempre quello che dobbiamo inventare, cioè quello che dobbiamo fare. Però ce n'è uno che mi ha fatto penare tanto, però insomma ultimamente sta riscuotendo anche un notevole successo, a Ciao Belli, che è praticamente l'imitazione del Gerry Scotti. Il Gerry Scotti non lo imita mai nessuno, invece quest'oggi sono intervistato da Patrizia e me lo fa uscire fuori, eccomi qua. Chi vuole essere milionario, venite a giocare con noi. The Wall! Ma ti riesce pure questo? Io invece ti chiedevo se ce n'era uno che non ti era riuscito. Se avevi un ragione, rimpianto. Allora, un altro personaggio che mi deve uno riuscire. Uno che hai dovuto mettere da parte, cioè, no, questo proprio non ce la faccio. Io non credo che esista. Però, no, adesso vero, ci sto pensando per adesso. No. Forse Pippo Baudo. Pippo Baudo è uno di quelli che non ho mai. Ammiro tantissimo Massimo Lopez, che lo fa molto bene, però Pippo Baudo non sono mai riuscito a farlo. Se no, lo scimmiotto come fanno molti. Questo l'ho inventato io, però non mi riesce bene. A me pure, se fai una cosina così, a me sembri perfetto. Comunque. Grazie. Vabbè. Grazie. Ok, mille. Claudio, il tuo spettacolo quando lo vediamo dove? Allora, domanda veramente. Quest'estate siamo riusciti a fare qualche live all'aperto. E pensavamo nei teatri con il fattore tutto contingentato, 200 persone, però purtroppo è tutto bloccato. Io mi auguro e spero di, insomma, marzo, aprile, che si possa di nuovo ritornare nei teatri per riuscire soprattutto a dare lavoro a tante persone che in questo momento, sto parlando non solo degli artisti, ma anche di tutti quelli che stanno dietro al mondo dello spettacolo, che sono i grafici, gli attrezzisti, i fonici, tutte le maestranze senza le quali non ci sarebbe lo spettacolo. Esatto, truccatori, parrucchieri, insomma, il mondo del teatro è veramente grande, e quindi speriamo presto di ritornare a fare di nuovo spettacolo. Qualcuno ci propone gli spettacoli online, però veramente
Non te la secondo senti? Me no, c'è tanta freddezza ancora. Con a noi ce l'hai fatto uno spettacolo, sì, online. Beh, no, certo, ce l'hai fatto proprio con questa intervista. L'intervista è proprio diversa, però certo. Quando si deve affrontare veramente un palcoscenico sono fondamentali le risate e gli applausi, certo, per un comico. Certo, si vede infatti in televisione, certo. Anche lo stesso programma di Pino Insegno, io sono sicura che con il pubblico e senza questi problemi sarebbe dettati appunto più... sarebbe sì, stato sì. Molto più bello, infatti. Esattamente. Vabbè, ma ce la, si rifarà. Certo, assolutamente. Però, prima di chiudere, giochiamo d'anticipo. Perché veniamo a vedere il tuo spettacolo? Perché verremo a vedere il tuo spettacolo? Cosa troviamo? Cosa fai? Beh, è uno spettacolo che si intitola Imita Morfosi. Sono accompagnato dal mio chitarrista ormai da 20 anni, il maestro Sandro Picollo, che ricopre il ruolo di quello che non vorrebbe essere lì in quel momento, sempre molto scuro in volto. Ed è uno spettacolo nella quale si ride per un paio d'ore in spensieratezza, dove si alternano personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo della canzone, del mondo della politica. Credo sia uno spettacolo non volgare e soprattutto per tutti, da un pubblico che parte dai 10 anni fino ad arrivare ai 100 anni. Claudio Lauretta, io ti ringrazio molto. Ci hai fatto passare più o meno un quarto d'ora veramente in allegria. Sei molto bravo e spero Grazie. Di incontrarti presto live. E anche a teatro, soprattutto a teatro. Sono io che ringrazio voi e saluto tutti coloro che ci hanno guardato in questa intervista qui a Voce FM. Grazie di cuore. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.